Vi devo dire che non sono emozionato, sono frastornato, direi che mi mancano le parole, come dicevo prima. Per me è stato, bambini, bambini, presto, mi scoppate un attimo, bambini, sedetevi, sedetevi giù, ora sedetevi, perché voglio seduti qua, vi voglio seduti qua vicino a me, seduti, seduti adesso, allora, qua vicino a me tutti seduti, seduti, me lo tieni? Allora, tutti qua vicino a me, però fatemi parlare, altrimenti non mi volete bene, mi volete bene voi? Mi volete bene? E io tanto, e io tanto. Allora, e basta, allora. Guarda, guarda, un altro fiore, e allora, per me è stato, bambini, allora, miei bambini, per me è stato un bellissimo viaggio, un viaggio lungo 10 anni, io direi un sogno. Con i miei bambini, con i miei ragazzi, con i miei docenti, abbiamo fatto un bellissimo viaggio. Abbiamo volato e abbiamo raggiunto risultati eccezionali, straordinari. Io direi che non ci sono soldi, non ci sono medaglie che possono ricompensare il lavoro che si fa per i bambini, per i ragazzi. Io direi che il lavoro più bello è quello che si fa a scuola, con competenza e soprattutto con il cuore. Perché il cuore non si va da nessuna parte. Senza il cuore non si riesce a sognare, a volare. Io direi e questo è il messaggio che voglio lasciare ai miei bambini, ai miei ragazzi, ai miei genitori. Dobbiamo investire sui nostri bambini, sui nostri ragazzi. Investire sui nostri bambini significa investire sulla nostra comunità. Darle un futuro. Non permettere, ecco, che poi domani i nostri ragazzi debbano andare via. È questo che io chiedo, questo è il mio messaggio che vorrei darvi, perché non è solo perché bisogna essere buoni o bisogna essere bravi, ma perché noi dobbiamo costruire il nostro futuro, il futuro dei nostri alunni, dei nostri bambini. Io vorrei lanciare un altro messaggio. In questi giorni ho letto un romanzo per bambini. Dice, ma come, Preside, leggo un romanzo per bambini, per ragazzi? Sì, ho cercato di essere ancora in sintonia, ancora più in sintonia con i miei bambini e con i miei ragazzi. Ho letto Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, il nome più difficile del romanzo, che è molto bello, molto semplice. O sapete cosa dice Il piccolo principe? E io, guardate, ho immaginato che Il piccolo principe fossero i miei bambini, i miei ragazzi, perché come esprime l'autore, ho avuto la sensazione che i miei piccoli principi, le mie piccole principesse fossero qui,
e sono stati loro a farmi volare alto, sono stati loro a farmi crescere, perché io ho imparato tantissimo dai miei bambini, dai miei ragazzi, dai miei genitori, dai miei docenti. Io sono cresciuto, anche magari troppo,